Sabato 6 aprile è la giornata di prevenzione del melanoma. Una giornata importante in memoria del mio papà. Sarà un'intera giornata dedicata alla diagnosi precoce e alla lotta di questo brutto male. Avremo convegni, visite dermatologiche gratuite e raccolte fondi per combattere il melanoma. Ma andiamo a vedere cosa faremo. Stiamo andando a Monte Cassino, l'abbazia fondata nel 529 da San Benedetto, un punto di riferimento culturale e spirituale. Da qui San Benedetto ha protetto e diffuso la cultura in tutta Europa e da qui vogliamo lanciare un importante messaggio contro le fake news in ambito medico e a favore della diagnosi precoce contro il melanoma. La mattina faremo un convegno nella Sala degli Angeli che il Padre Abate ci ha gentilmente concesso e il direttore Alessio Porcu ci parlerà delle fake news in ambito medico. E poi la professoressa Maria Concetta Farnioli, ordinario di medicina primario di dermatologia oncologica all'ospedale dell'Aquila, verrà a spiegarci come individuare i nei sospetti che dobbiamo portare all'attenzione del dermatologo. Il melanoma è un tumore estremamente aggressivo, ma se diagnosticato in tempo può essere risolto. Per questo il pomeriggio ci sposteremo qui. Un team di dermatologi coordinati dalla professoressa Maria Concetta Farnioli effettuerà delle visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei. Anche tu puoi partecipare, ma attento, i posti sono limitati e per partecipare devi iscriverti subito in una delle farmacie convenzionate. È importante che ti iscrivi, potrai anche scegliere l'orario che preferisci compatibilmente con i posti disponibili. Questo è il nostro impegno contro il melanoma. Se siamo più veloci di lui, possiamo batterlo. Per questo aiutami a dirlo ai tuoi amici. Condividi questo video su Facebook, su Instagram, su WhatsApp. Dobbiamo dirlo a tutti quanti e soprattutto iscriviti subito alle visite dermatologiche gratuite. Ti aspetto sabato 6 aprile... Stop, ferma tutto. È arrivato il video della professoressa Farnioli. Ah, vediamolo. Vi aspettiamo sabato 6 aprile a Cassino per la giornata di prevenzione del melanoma. Ah, ma è fantastico! Beh, allora se lo dice lei, non occorre aggiungere altro.